Intanto abbiamo il nostro ospite. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti. Allora, intanto per Cosplayer Life, che come abbiamo sentito prima dal jingle, che è una delle poche cose intelligenti che fa la nostra presupposta intelligenza artificiale, e siamo a Cosplayer Life, e quindi abbiamo il nostro cosplayer di questa puntata che ci racconta un po' il suo modo di fare cosplay. Qui con noi c'è Giuseppe Gara Ferreri. Allora Giuseppe, chi è Giuseppe nella vita reale? Allora, Giuseppe nella vita reale è un ragazzo di 37 anni, perito chimico, che lavora in un'azienda farmaceutica e ha la grande passione del cosplay, della fotografia, dei fumetti, un po' nerd. Questo è il Giuseppe normalmente. Questo è quello che in pratica, cioè il lato artistico, perché il tuo lavoro ha poco di artistico, è un lavoro piuttosto serio che lascia poco spazio alla fantasia, giusto? Sì, esattamente, molto serio, molto complicato sotto molti punti di vista, quindi diciamo che tutto il resto dell'ambito mi permette di uscire da questo mondo reale. Io spero, umano Claudio, che non lavora per la Umbrella Corporation, se no siamo tutti in un mare di... Infatti non gliel'ho chiesto, potrebbe essere... Cioè, vedi, io dico sempre che la nostra cosa virtuale è poco intelligente, però delle volte fa anche le domande piuttosto mirate. Cosa ne dici, Giuseppe? Ma l'Umbrella Corporation è una bella corporazione, ma no... No. Hanno combinato troppi casini negli anni. Ecco, diciamo che non è questo il caso, dai. E dove, no. Dove hai conosciuto tu il cosplay? Allora, dovrei partire a 13-14 anni fa, quando la vecchia fiera del fumetto di Torino Comics era ancora a Torino Esposizione. E lì, solo per curiosità, ero andato a vederla. C'erano ovviamente pochissimi cosplayer, non era ancora... così conosciuto come adesso. Prima vera esperienza dove ne ho visti tanti è stato il Torino Comics del 2011. Quindi lì mi sono avvicinato molto di più a questo mondo. Quindi tu hai, in pratica l'hai visto molto tempo fa, però hai iniziato a fare cosplay diciamo abbastanza di recente, se così, rispetto sì. A quello che è la conoscenza del mondo del cosplay. Sì, esattamente. Io ho seguito bene le fiere dal 2008, il mio primo Lucca Comics. Lì ero andato a fare foto che si facevano i tempi a chiunque, e dopo 3 anni a fare foto ho pensato che volevo anch'io entrare in questo mondo e ho iniziato a Torino Comics 3 anni dopo. E qual è stato il tuo primo costume? Allora, il mio primo costume è stato Gaara della serie di Naruto. E riscossi veramente tanto successo, sono stato veramente contento di averlo portato, è stato il mio primo, l'ho poi riportato, sono stato molto molto contento, davvero. Qual è stata l'emozione di essere riconosciuto, perché penso che sia l'emozione più forte un cosplay, di essere riconosciuto nel tuo costume? Allora, io penso che la cosa più bella è essere riconosciuto, in effetti, al di là di ricevere foto, al di là di tutto, l'emozione nei bambini, nelle persone anche più grandi che ti conoscono, ti riconoscono. Ricordo di una persona che attualmente ancora conosco, che si chiama Giorgia, che quando mi vide alla mia prima fiera si mise a piangere e poi dopo anni scoprì che la conoscevo pure di persona. Aveva il pupazzo di Gaara in mano, mi chiese una foto, mi inseguì per tutta la fiera finché non mi trovò e facemmo una foto insieme, pianse ed ero veramente molto emozionato. Ah, credo che sia la cosa, l'emozione più forte quella lì alla fine, perché vuol dire che sei riuscito a rendere il personaggio molto bene, giusto? Spero, cioè no, non sono mai stato così perfetto, forse riuscivo a interpretarlo bene, non so, non ero perfetto ai miei cosplay anche perché ero il primo, però l'emozione l'ho data e questo basta. Però umano Claudio, guarda il lato positivo, anche a te succede, quando entri in una fiera, quello dello sciottino, come ti vede, si mette a piangere. Ma non so se si mette a piangere o se si inizia a sfregare le mani, ecco, dipende dai punti di vista, ecco.
Direi che nel tempo gli abbiamo lasciato, sia io che vari amici, un bel po', una bella fetta di stipendio, via. Ed è sempre, come dicevo, divertente, ecco la cosa. Sì, sì, assolutamente sì, gli sciottini sì. È un punto, come dicevo prima, un punto d'incontro alla fine. Ci si trova lì e trovi davanti a questo stand qui molti amici, poi ti fermi a chiacchierare, nel mentre ti metti lì a chiacchierare passano anche altri amici, a loro volta si fermano e via, tutto da ridere. Allora, gara, quindi da questo punto di vista suppongo che sia anche la nascita del tuo nick, giusto? Sì, esatto, nasce proprio da lì. L'ho dovuto cambiare qualche anno fa perché il mio vero, cioè il mio primo nick era Wrestling Gara Magere, e Wrestling Magere fu il mio secondo personaggio che portai, poi Facebook decise che dovevo mettere il nome reale e diventò Giuseppe Gara per lei. Quello è un problema che hanno dovuto affrontare molti cosplayer nel tempo, perché all'inizio era molto più tollerato, poi alla fine ci voleva un nome reale. Esatto. E, allora, il costume che ti ha soddisfatto di più? Allora, sinceramente dovrei distinguere tra quello che mi ha soddisfatto di più e quello che mi ha emozionato di più. Principalmente Jiraiya, sempre della saga Naruto, è quello che mi emoziona di più. Mm-hmm. Ma il mio secondo costume, di cui prima, come si dice, vabbè, di cui prima ho parlato, Wrestling Magere, che è tratto da una serie di libri fantasy Dragonlance, è quello che mi ha tolto le più grandi soddisfazioni. Forse anche quello un po' più complesso, ma quello che veramente mi ha dato molte molte emozioni, soprattutto al Lucca Comics del 2011. Emozioni nel senso, cioè che ti soddisfa più, nel senso che sei riuscito a renderlo di meglio quello che è invece stato, più che sei riuscito a costruirlo meglio invece, cioè sto distinguendo tra il costume e l'interpretazione. Direi entrambi, nel senso c'è stata tanta emozione che, nonostante i libri fantasy sono meno conosciuti chiaramente di un fumetto, fui riconosciuto veramente a tante persone. Poi ricordo perfettamente che ero andato allo stand dell'Armenia che sviluppa questi libri, che li pubblica, e lì c'era il disegnatore delle pagine di Dragonlance, Larry Elmore, e fu lui a riconoscere me e mi chiese una foto, quando in verità lì c'era la coda per fare la foto con lui, ovviamente con l'autografo, eccetera, eccetera. Quando mi chiese lui la foto, io credo di aver provato forse tra le mie più grandi emozioni nel mondo del cosplay. sicuramente è un momento particolare, ecco quello lì. Invece il costume più difficile? Quello che ti ha dato più problemi? Quello che è stato più difficile portare o anche fare? Beh, sembra sciocco dirlo, io non sono un grande costruttore, non so cucire praticamente quasi nulla, mi sono sempre fatto aiutare. Gli accessori ho sempre provato a costruirli io, e ammetto che la Giara è sempre di gara, per quanto sembra che il personaggio, il primo che ho portato, è anche quello che ovviamente mi ha creato più problemi, perché la Giara ai tempi l'avevo costruita forse un po' troppo pesante, pesava 11 kg, e me la portavo sulle spalle tutto il giorno. Quello è stato molto complicato, ingombrante, pesante, ma per il cosplay questo è altro. Il cosplay è sofferenza, dai. Allora, Giuseppe, cos'è il cosplay per te? Bella domanda. Nel senso, credo che sia un argomento molto vasto, ma che si può riassumere in poche parole. Per me il cosplay è amicizia, principalmente conoscenza, mettersi in gioco, è un modo per uscire dal reale, ma poter trovare in questo mondo persone reali. Io ho avuto, per quanto adesso mi dicono che io sono una persona che parla anche con le pietre, non è sempre stato così. Ero molto timido, tranquillo, mi stavo per i fatti miei. Col cosplay ho iniziato a conoscere persone splendide, alti e bassi ovviamente nella vita, ma ancora adesso mi porto dietro tante di queste persone con cui sono veramente veramente amico, tanti conoscenti, che era, mi piace incontrare tutte queste persone. Quindi per me il cosplay è questo, è un modo per crescere, per maturare, per poter vivere al meglio un mondo anche diverso da quello che è la realtà.
Direi che condivido molto questa tua descrizione ed è abbastanza differente da quello che ci raccontano di solito, ecco. È un mondo di fantasia, però da vivere con la consapevolezza della realtà, sì, perché le persone che trovi sono reali. No, ottimo, esatto. Ottimo. E, tu hai sicuramente, come tutti quelli che è un po' di anni che fanno cosplay, vissuto questo cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. E come lo vedi il cosplay attuale e dove pensi che stia andando a finire? Allora, personalmente penso che molti anni fa, anche prima che io iniziassi a fare cosplay, ma seguivo comunque quell'ambito, ero più di nicchia, ma c'era meno invidia. Ammetto che negli ultimi anni si è creato come una zona in questo mondo cosplay in cui uno è libero di poter dire sempre qualcosa, ma non è sempre bello quello che viene detto. Spesso si mette cattiveria, spesso invidia, spesso i classici claim di cui penso che in tanti abbiano già parlato anche qui, rovinano un po' questo mondo. Io personalmente, se un'altra persona porta il mio stesso personaggio, sono più che contento che l'abbia fatto. Attualmente non è così. Attualmente sembra che è più facile dover aprire bocca, attaccare qualcuno e dire: portate il mio stesso cosplay. Può essere. In realtà sarebbe più bello condividere. Può essere che il cambiamento forse più evidente che c'è stato è che prima era piacevole, e come mi hai poi raccontato anche tu, essere riconosciuti nel proprio personaggio, e adesso invece si cerca di fare dei personaggi in cui si è riconosciuti come persone? C'è anche questo ed è un problema, credo che sia un problema, considerando che ci sono anche persone che fanno personaggi solo per apparire e non perché piacciono. Io personalmente penso che sia più bello, ma è il mio pensiero, portare sempre un personaggio a cui o ci si lega o che piace. Farlo perché nella moda non è bello. Questo ovviamente è un mio pensiero. Pensiero che condivido come il tuo pensiero del cosplay. No, assolutamente. Questo è anche quello che spesso dico anch'io, il fatto che è diventato di moda ed è diventato un modo per diventare popolari. Ecco il perché si cerca di farsi riconoscere come persona all'interno di un personaggio e non viceversa. Speriamo che passi presto. Speriamo. Progetti per il futuro. Allora, dopo questo mio periodo di anno sabbatico, perché ammetto che voglio tornare a fare cosplay, ma sentendomi bene con me stesso, perché fisicamente non sono più, secondo me, adatto a fare certi cosplay, stavo pensando di preparare in primis Victor Krum, che è un personaggio tratto da Harry Potter, e poi spero veramente di poter creare finalmente un cosplay insieme alla mia ragazza. Non abbiamo mai avuto modo di fare un cosplay di coppia e sinceramente ci tengo, quindi studierò qualcosa per fare cosplay in coppia con lei. Ottimo. Bene, direi che siamo arrivati in fondo a questa intervista. Abbiamo raccontato il tuo modo, anzi tu ci hai raccontato il tuo modo di affrontare questo hobby che è il cosplay, come è nato, come è progredito e come lo stai vivendo, anche i prossimi progetti. Cosa possiamo dire? Un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti, per i tuoi prossimi cosplay, per trarre il massimo del gusto di questo hobby, che ritengo comunque, nonostante l'andamento di come sta andando adesso, continuo a ritenerlo un ottimo hobby positivo e creativo, e che quindi nel globale è sicuramente utile a tutti i ragazzi, soprattutto sarebbe utile a ragazzi abbastanza giovani, preso nel modo che anche tu ritieni giusto, cioè di fare un personaggio perché ti piace il personaggio, perché ti diverte e per trovare un modo per stare in compagnia con gli altri. Ecco, direi che forse sarebbe il modo migliore per viverlo, giusto? Direi che mi hai assolutamente rubato le parole di bocca. Ringrazio voi per questo tempo che mi avete dedicato.
Grazie a te, in bocca al lupo per tutti. Ciao Giuseppe. Grazie mille, ciao, alla prossima. Ciao ciao.